costringono Sacchi a mandare in campo un ennesimo schieramento, ma siamo fiduciosi. Calcio d'avvio, subito palla per gli azzurri, la combinazione signori Baggio, subentra Albertini, il tocco all'indietro a favore di Vjarkovod. Nazionale, sue precedenti esibizioni non è mai stato molto fortunato, perché si è sempre infortunato. Lancio lungo, la copertura è di Risto Callaste, insistono ancora gli azzurri, va la conclusione, Fuser sul fondo. Si gioca da 2 minuti e mezzo allo stadio Nereo. Naturalmente l'impegno contro la Svizzera il prossimo 1° maggio a Berna sarà molto più importante. E ora c'è questa buona iniziativa dell'Estonia con Reim, che si è smarcato sulla sinistra, tenta la combinazione con Barisov, va al tiro Barisov e all'indietro per Baresi, da questi ad Albertini, di prima in profondità, accolto in controtempo Melli, recupera il pallone, va subito al tiro sul fondo, si dà verso il mobile Barisov. Buon lavoro di Barisov, lo anticipa però Di Chiara, da subito a Signori, Signori centralmente a Baggio, ancora per Signori, sinistro alto, ottima la combinazione, palla preparata da Roberto Baggio per Signori, immediata la conclusione del bomber della Lazio, alta, rivediamo, vedete il tocco al centro, si smarca poi Signori, passaggio per lui da parte di Roberto Baggio, tiro alto. Volata sulla sinistra di Fuser, inseguito da Barisov, grande spunto di Fuser, parte il cross, Roberto Baggio, stupendo colpo di tacco e poi rovesciata di Melli sul fondo, grandissima giocata di Roberto Baggio e Melli ha controllato, rivediamo, attenzione al colpo veramente sensazionale di Baggio, questo è Melli che stoppa di petto e poi rovescia sul fondo. Rivediamo ancora, ne vale davvero la pena, vedete il pallone era di difficilissimo controllo, ha avuto una intuizione qualsiasi sua candidatura a presidente del CONI, intanto è Dino Baggio che dà a Fuser, è molto largo Lentini, Fuser è un buon tiratore, parte il suo destro di poco sul fondo, c'è forse una deviazione, non è di questo avviso l'arbitro Piller, inquadrato Fuser, rivediamo la sua conclusione. Fuser, Albertini, pallonetto a cercare Signori, grande sventola di Signori e ottima parata da parte di Pom, molto bella anche questa iniziativa, preciso il lancio di Albertini, vedete Signori il suo tiro di volo, molto bello, regolare la posizione dei Signori, bravo il portiere Pom. Vjarkovod sembra aver ripreso, corre bene. Dino Baggio a cercare Melli, arresto di Melli, poi palla verso il centro, Baggio è anticipato, pasticciano quindi i difensori dell'Estonia e poi c'è il colpo di testa di Melli con pallone che termina in gol, ma l'arbitro annulla per carica sul portiere. Rivediamo. E vedete che Melli stacca in anticipo, ma probabilmente si aiuta sì, con un gomito, quindi possiamo classe pura a pochi rivali, dovrebbe essere una partita adatta ai suoi mezzi. Intanto il pallone termina fuori sul colpo di testa di Dino Baggio da distanza ravvicinata. Rivediamo. Vedete che Dino Baggio anticipa tutti, pura sportiva di notevole competenza calcistica, anche se la Triestina da molti anni non si affaccia alla Serie A. Intanto c'è Signori, il colpo di tacco per Roberto Baggio, il dribbling, il tiro, il gol! Gol di Roberto Baggio dopo grande combinazione con Signori, vedete i due che si abbracciano, situazione sbloccata al 22esimo del primo tempo. E con un'azione veramente molto bella, rivediamo, vedete Signori, colpo di tacco per Roberto Baggio, attende l'uscita del portiere, lo dribbla, la porta è vuota con il sinistro, dal basso in alto, gol, Roberto Baggio, l'impostazione di Albertini, il grande suggerimento di Signori,
la rete di Roberto Baggio. Tutto molto bello. Fino a Baggio, Albertini. Albertini avanza, suggerimento per Roberto Baggio. Finta il cross, poi il dribbling a rientrare, la finezza sul cross, la presa da parte di Pom. E gli azzurri si divertono e divertono. Osservate Roberto Baggio, grande dribbling, e osservate ora come effettua il cross. Op, fino a Baggio. Melli. E si gira e batte subito a rete a Melli, a lui. Ci sono però anche Signori, che è un buon tiratore, Fuser nei pressi. Tira Signori. E il tiro è molto bello e Pom si rifugia in angolo, confermando la sua bravura. Vedete il tiro. Potrebbe tirare Fuser. Eccolo. Violentissimo il tiro, ancora bravo Pom. Bisogna dire che in questa nazionale abbiamo anche... Hanno un po' rallentato gli azzurri, il pubblico di Trieste se ne avvede, li incoraggia a gran voce Roberto Baggio, cerca una soluzione e la trova con questo lancio preciso per Signori, il colpo di testa del quale è bloccato da Pom. Roberto Baggio. Vjerkovut, il suo destro, la parata ancora di Pom, aveva toccato per l'inserimento del nostro difensore centrale Melli. Rivediamo il tiro di Vjerkovut, parte il suo lungo lancio a cercare Melli. Il colpo di testa centrale per Roberto Baggio. Roberto Baggio da ad Albertini subito con il destro sul fondo. Bene però sul piano della velocità l'azione. Il tocco di Baggio, il destro di Albertini che ha dovuto leggermente in salute. Ancora Caloena, Prince verso Thomas Callaste, recupera la palla agli azzurri, Melli, tiro, ancora bravissimo il portiere Pom, veramente molto bravo. Ecco che arriva in suo soccorso Roberto Baggio, ancora un tentativo di finezza, palla per Signori, poi arriva anche Albertini, nuovamente Signori, un dribbling anticipato al momento della conclusione, Signori che invoca anche il calcio di rigore, ma ha avuto l'impressione che il difensore dell'Estonia sia arrivato sul pallone. Ecco che rivediamo la concitata azione, vedete Signori, e sì, con la piena agilità, ancora un dribbling, palla fuori, forse non era del tutto fuori, comunque a Roberto Baggio si vede che è in serata di buona vena. Vediamo, eh sì, forse il pallone era uscito, anche se vi ricordo che deve essere uscito completamente dalla linea di fondo. Ecco, ancora naturalmente sempre molto difficile, un solo gol, secondo tempo, via. Difensore centrale roccioso che non bada molto per il sottile, finta grande di Roberto Baggio. Palla per Pino, sinistro, alto. Buona prontezza di tiro comunque da parte di Pino Baggio. Rivediamo. Vedete, ti mostra una buona battuta con entrambi i piedi. Pino Baggio. Prova da quest'altra parte Albertini, coglie in leggero contratempo Pino Baggio che comunque riesce a dare a Fuser il cross di quest'ultimo, all'arresto di Melli che si gira e batte sul fondo. Su Albertini parte il lancio centrale di Albertini, tenta Melli di impadronirsi del pallone, riesce a mantenerne il possesso, va al tiro e ancora Pom respinge. Albertini, Roberto Baggio, splendido suggerimento per Melli che si allunga un po' troppo il pallone, poi è Fuser che va al tiro dalla grande distanza sul fondo. Dichiara Fuser, Signori, scambio fra i due laziali, tiro e manca la presa il portiere Pom. Albertini coraggiosamente va al take, Albertini come centrocampista centrale mentre Risto, Callaste,
che effettua questa spettacolare rimessa laterale. Avete visto il lancio con le mani. Vediamo se De Pasquale è in grado di riproporsi il replay. Osservate, un'autentica acrobazia. Hop, per darsi slancio. Mannini. Roberto Baggio si gira molto bene. Dribbling. Poi la palla è per Albertini, il tiro deviato e finisce in angolo. Gran lavoro di preparazione di Roberto Baggio e tiro di Albertini, mentre vedete che si accendono luci di Chiara. Buono il traversone di Arcolod, il pallone giunge ancora tra le braccia di Pom, dopo essere rimbalzato davanti. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, sempre solo 1-0 per l'Italia nei confronti dell'Estonia. L'Italia ancora il numero da parte del giocatore dell'Estonia. La partita, ecco che rivediamo, e intanto c'è questa percussione dei nostri con Pom, bravissimo ancora una volta a uscire mentre è rimasto infortunato. Ecco che rivediamo, vedete Di Chiara in percussione, chiede il triangolo, lo ottiene dal suo compagno di squadra Melli e il portiere Pom è bravissimo a togliere il pallone dei piedi di Di Chiara, il quale Di Chiara resta infortunato. Albertini o signori? Albertini, alto. Rivediamo l'esecuzione del giovane centrocampista. Rocco di Trieste, l'Italia vince solo per 1-0 con l'Estonia. Mannini, Fuser. Va sul fondo, parte il suo cross, palla per Signori che si coordina e segna, e 2-0, molto bello, e restituisce il favore Baggio, Roberto Baggio a Signori, combinazione ancora fra i due, raddoppio di Signori, molto bello anche questo gol. 2-0 è un risultato più logico. Ecco il cross a scavalcare il portiere Pom da parte di Fuser, il intelligente colpo di testa all'indietro di Baggio e l'ottima battuta in acrobatica coordinazione da parte di Signori. Tutto molto bello, nulla da fare stavolta per Pom, 2-0. Al 42esimo del secondo tempo, dunque raddoppio degli azzurri. Pensava sicuramente alla vigilia che il bottino potesse essere più consistente, ma l'Estonia è impegno e sotto questo profilo gli azzurri non sono mancati e lo stesso pubblico di Trieste ha generosamente accolto questo battesimo della nostra nazionale nella città giulia.